meraviglia, un po' di Napoli, tradizione campana, si unisce alla tradizione salentina.
Vicenza a Calogero e vengo da un'altra città meravigliosa che è Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, che ha dato i Natali a tanti artisti. Uno di questi è Raffaele Viviani. Per voi un brano di Raffaele Viviani che ha arrangiato a pizzica del maestro Marcello Vitale. Facciamo un omaggio al Salento. Thank you.
canto e primavera, quanto abbiamo desiderato questi momenti di aggregazione che ci sono tanto mancati negli anni passati. Canto e primavera è un canto di speranza.
Arcangelo, in quel caso Gianluca Mercurio, Nino Conte. Adesso c'è un momento di un brano strumentale dal titolo Tarantella a Maria di Nardò, però se il maestro ci può giusto raccontare in 2 secondi, maestro, lo so, il maestro è sempre un po' timido, però visto che è un brano che ha scritto lui un 25 anni fa, dedicato proprio a Maria di Nardò, racconta. Sì, scommetto che nessuno conosce Maria di Nardò, qui a Nardò. Vabbè, è il simbolo delle tarantate, no? La prima tarantata firmata da De Martino, che venne qui negli anni 50, e io dopo un viaggio in Salento, oramai probabilmente un anno fa, scrissi questa tarantella dedicata proprio a lei. Immaginatevi lei che si contorceva sul pavimento di casa sua. Tarantella a Maria di Nardò. Lena, e la figlia di Silena, alla donna
Grazie.
Un amico che viaggino per me è la voce autentica della tradizione autentica campana, Biagio De Prisco. Thank you.
Biagio De Prisco, io adesso vi lascerò un po' con Biagio, perché è giusto che conosciate la tradizione autentica campana, ma prima di lasciarvi il microfono volevo salutare e, come dire, dedicare questo momento a Vito Giannone, che molti di voi conoscete, costruiva tamburi, questo è il suo tamburo, che mi ha fornito di tamburi per una decina d'anni, poi è venuto a mancare, mi diceva sempre: ma questo è il tamburo per fare la pizzica, non per fare la tamburiata, perché tu vuoi il mio tamburo? Io gli dicevo: perché sono belli, sono leggeri e sono veramente dei tamburi meravigliosi. Quindi ciao Vito, che è un vostro salentino. Biagio De Prisco, la voce della tradizione, la vera tamburiata campana. Grazie. Allora, io vi porto un po' della mia cultura. Io, a parte che sono figlio di cantori sia dalla parte di mia mamma che di mio padre, però ho fatto grande ricerca con le persone anziane e cerco di portare avanti la tradizione per come mi è stata insegnata. E tup tup tu, chi è alla porta? E tup tup tu, chi è alla porta? Chi lezzi una cella riduppa e la riula vuole l'elemosina. Chi lezzi una cella riduppa e la riula vuole l'elemosina. E tecca l'elemosina e va a te. Senza un sapo, una malata.
a Sud Italia si canta dappertutto, però ognuno, ogni paese, ogni zona ha la sua versione con la sua melodia. Allora, adesso faccio la tamburriata, quella che mi appartiene molto di più perché vengo dal paese della tamburriata. Noi in Campania abbiamo cultura, tradizione delle sette Madonne, è una leggenda, sono le sette sorelle, ma la Madonna è una sola, venerata sotto tanti titoli, e le nostre feste popolari sono legate alla devozione, alla pietà popolare, e le accompagniamo, con la tamburriata.
Allora, io nel frattempo che faccio una tarantella, alcuni anni fa ho avuto il piacere di conoscere una famiglia di Nardò e sono le sorelle da ballo. Io le volevo invitare qua sul palco a fare un canto. Il tempo che faccio... Ah, ecco, ok, allora facciamo. Un applauso alle sorelle dal ballo. Allora, voi avete qua Nardò, avete un grande onore di avere ancora delle persone di una certa età, non dico giovane, non dico anziane, perché sono giovanissime di spirito e ve lo posso assicurare, veramente sono giovanissime di spirito, ma avete veramente la fortuna di ascoltare ancora tanti bellissimi. Grazie alle sorelle Lambardo. Io diciamo che sono diventato un po' un figlio acquisito delle mie sorelle Lambardo. Certo. Buonasera a tutti. Buonasera, mamma mia, quanta gente ci vedrà. Bravo, bravo. Quanta gente, che bello. Sì, tantissimo.
Adesso facciamo invece una mia tarantella. La pizzica non oso, perché non mi appartiene. La canto pure, ma non mi appartiene. Lasciamo fare a ognuno il suo.
saluto con questa serenata che si usa fare molto nelle mie zone, si usa ancora portare la serenata alla sposa la sera prima del matrimonio. Vi faccio giusto qualche strofa per salutarvi e poi andiamo insieme a Fiorenza. Che ha voluto anche venire qua stasera.
Allora noi chiudiamo con una tamburiata e poi vi lasciamo il palco a Stella Grande. Yeah.
Grazie a tutti.